Questo programma è offerto da... Buonasera carissimi amici di Passion for Motorsport, rieccoci qui pronti per una nostra nuova super puntata. Con noi quest'oggi è venuto a ritrovarci nei nostri studi televisivi di Sport Italia un amico che pertanto è stato all'estero, ma non appena tornato in Italia è qui con noi. Dietro stanno scorrendo delle immagini fantastiche, forse avete già capito chi abbiamo qui con noi quest'oggi, il nostro super David Fumanelli. Ciao David! Ciao Ricky, ciao a tutti a casa. Allora, sei appena sbarcato da Silverstone, sei subito venuto qui a Milano nei nostri studi televisivi. Per noi è un onore, veramente, David. Come stai innanzitutto? Bene, bene. Sono stati i primi mesi del 2018 abbastanza intensi, ho viaggiato molto, quindi sono stato poco a casa, però appena sono tornato ho detto devo venire a trovare Ricky a Sport Italia, che c'è un sacco da raccontare. Tra l'altro tu oggi pensavi che eravamo circondati da belle fanciulle, invece esatto. Siamo solo io e te, esatto. La tua faccia... Pochi ma buoni. Esatto. Buoni. Oggi vuole essere anche un po' una chiacchierata da bar tra amici, veramente per raccontarci un po' quello che stai facendo. Allora, innanzitutto da dire che sei appena tornato da Las Vegas, dove hai lavorato per tanti mesi come istruttore. Vuoi raccontarci questa esperienza? Sì, è stata un'esperienza lavorativa interessante. Sono stato tutto inizio 2018, gennaio-febbraio a Las Vegas presso Dream Racing, che è una struttura molto ampia che permette a normali clienti o anche appassionati di cimentarsi alla guida di supercar, ma non solo, ma anche di vetture sportive. E quindi ero addetto specialmente all'utilizzo delle vetture sportive da corsa, come Ferrari Challenger, 458, beh, Porsche, una bella esperienza, sì. Sicuramente. Però tu, oltre a far questo, naturalmente in questo inverno non hai oziato, perché dalla McLaren, sempre col team Stracca Racing, sei passato a Mercedes. Tra l'altro hai già fatto anche una gara in questo 2018, raccontaci un po' questo passaggio. Sì, c'è stato un passaggio, io l'anno scorso ero sotto contratto con McLaren GT, però c'è stata, diciamo, una riorganizzazione interna di tutto il reparto corse McLaren, che purtroppo non è poi andata a buon fine e di conseguenza Stracca ha deciso di passare a MG Mercedes e per fortuna, visto comunque le prestazioni dell'anno scorso, hanno deciso di confermarmi anche per il 2018 e abbiamo tra l'altro già disputato una gara in Australia che è andata molto molto bene, ma dopo ne avremo assolutamente modo di parlare. Ma seconda, terza posizione, giusto? Esatto, per voi? Sì. Ecco, raccontacela, ecco, qui ti stai preparando, una gara di durata, come vediamo, insomma, una bella emozione. Al debutto avete colto il podio. Sì, allora, Bathurst innanzitutto è una gara tra le più importanti al mondo GT, è una 12 ore su un circuito semi-cittadino che è unico al mondo perché è molto veloce, ma si praticamente sviluppa su una collina e quindi si ha sia una parte in salita che una in discesa molto stretta tra muretti e tutti i migliori piloti GT e le squadre GT al mondo si ritrovano ogni anno per questa classica GT, quindi è sempre una pista che ho sognato da piccolo, la guardavo anche negli ultimi anni e averci corso quest'anno è stato bellissimo. In più, prima gara del team con Mercedes, la macchina non ha avuto problemi, molto competitiva e si è riusciti a fare un podio al debutto. Dopo aver anche comandato la corsa per gran parte della gara, poi purtroppo una safety car nel finale ci ha un po' fregati, però è stata un'esperienza molto molto bella. Ecco, che tipo di preparazione serve a un pilota per affrontare queste gare di durata, David? Ma allora, diciamo che ormai le gare di durata non sono più come una volta dove si cerca di salvaguardare la macchina, tenere un passo blando, ma è praticamente una qualifica di 12 o 24 ore o 6 ore, dipendentemente dalla durata della gara. Quindi alla fine non si ha mai tempo per respirare, si è sempre al limite da quando si sale a quando si scende. Quindi si lavora tanto sull'allenamento aerobico, cardiovascolare e anche resistenza al caldo, soprattutto perché nelle vetture Gran Turismo si raggiungono temperature anche di 60 gradi all'interno dell'abitacolo, quindi bisogna allenarsi anche un po' alla resistenza al caldo e all'idratazione. Bene.
Ecco, abbiamo visto che abbiamo sentito più che altro da David Fumanelli che anche in questo 2018 Stracca Racing ha detto ok, sei dei nostri. Ma dove sarà impegnato David Fumanelli? Allora, al momento sarà impegnato in alcune gare del Blenpen Endurance e dell'Intercontinental GT Challenge, che è questo campionato intercontinentale che vede una tappa in ogni continente delle principali gare di durata GT al mondo, quindi Bathurst, la 24 ore di Spa, la 10 ore di Suzuka e la 8 ore di Laguna Seca in California. Esatto. Quindi, insomma, un calendario fitto per te che ti vedrà presente in tutte le parti del mondo. Ormai David Fumanelli è diventato veramente un pilota di riferimento italiano che ha avuto la fortuna, grazie alle sue grandi qualità, di trovare dei team come Stracca Racing che lo fanno correre in giro per il mondo. L'anno scorso, pensate, a bordo di una McLaren GT, quest'anno di una fantastica Mercedes AMG. Quale preferisci? Ma devo dire che l'AMG Mercedes è veramente una macchina studiata nei minimi dettagli, è forse la più costante su tutti i tipi di circuito e onestamente da quello che ho potuto provare finora è veramente un'ottima macchina, facile da guidare, quindi ti dà molta confidenza e molto bella e molto performante anche nei test che abbiamo fatto, non ha avuto mai problemi, molto affidabile, che nelle gare di durata ovviamente è un fattore decisamente importante, quindi per il momento siamo molto contenti. Parliamo di cavalli, David. Quanti cavalli ha questa Mercedes? Cavalli ne ha più o meno 520, dipende poi sempre dal BOP, che è quel sistema di, diciamo, restrizioni delle varie vetture. Quindi ormai più o meno tutte le GT3 sul mercato oscillano tra i 500 cavalli e i 540-550 cavalli. Quindi la potenza è più o meno fissa, nonostante il motore potrebbe ovviamente svilupparne molti di più, ma colpire di questa macchina è soprattutto il carico aerodinamico, perché nonostante questa forma molto particolare col muso molto lungo riesce a sviluppare tantissimo carico soprattutto nella parte posteriore, quindi la macchina è molto stabile, ha un ottimo baricentro. Abbiamo intravisto prima delle immagini di Monza, dove noi con le nostre telecamere siamo stati appunto ai recenti test riservati alle vetture GT. Come sono andate le cose in quel di casa tua, del circuito Brianzolo? Bene, diciamo che è stato il primo test dove poter davvero sviluppare la macchina, perché Bathurst è una pista talmente atipica che faceva un po' contesto a sé, e abbiamo lavorato 2 giorni, il tempo è stato sempre molto bello, quindi si è riusciti a provare cose molto diverse e già nel secondo test di Silverstone che abbiamo avuto si è riusciti a confermare queste modifiche, quindi è stato un test sicuramente positivo. La prima gara tra l'altro sarà a Monza a metà aprile, quindi tra l'altro anche la mia gara di casa e saremo tutti a fare il tifo per David Fumanelli. David, la nostra puntata è appena partita, ma già mi piace tanto, veramente grazie per il momento per questa straordinaria chiacchierata. Adesso noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro parleremo tanto di Red Bull, piloti Formula 1, parleremo di un tuo ex compagno di squadra, insomma ci saranno tanti servizi tutti da seguire insieme. A tra poco. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Ecco,
Rieccoci amici di Passion for Motorsport, dai nostri studi televisivi di Sport Italia, per parlare ancora tanto di motorsport in compagnia di David Fumanelli, pilota ufficiale Stracca Racing Mercedes AMG. Allora David, adesso devi sapere che grazie alla Red Bull abbiamo un contributo video veramente molto molto bello. Sai di che cosa si tratta? No. Non lo sai, ecco, stanno scorrendo adesso le immagini. Devi sapere che durante il Gran Premio della Formula 1 andato in scena a Melbourne, Ricciardo si è fatto portare in giro da Mad Mike Vidette in veramente una tornata davvero sensazionale. Hanno driftato. Io direi di far partire questo contributo veramente molto divertente. Mentre noi siamo stati affumicati dalle gomme del driver Red Bull, ti vorrei chiedere subito, ma a te ti è mai capitato di essere accompagnato e fare queste attività collaterali? No, purtroppo no, però mi piacerebbe sia provare a stare di fianco a un drifter professionista, sì, anche provarlo, perché deve essere sicuramente divertente. Beh, voi come attività collaterali, nel tuo caso, David, so che spesso fai la partita dei campioni con i piloti. Sì, faccio parte della squadra di calcio della Nazionale Piloti, quindi organizziamo durante l'anno alcune partite di beneficenza nelle principali gare della Formula 1, quindi al momento c'è sempre la partita a Monza, che beh, ovviamente qui sono sempre presente, e finché ho corso in GP3 partecipavo anche a Monte Carlo e quella in Germania vicino a Hockenheim. Beh, è bello che i piloti facciano anche altro, che non sia solo corse, ma tutti questi belli eventi che vi rendono comunque protagonisti. Adesso abbiamo un altro bel video che ci arriva da un tuo caro amico inglese, esatto, Andrew Watson, che riguarda appunto la preparazione prima di una gara e di un test. Sei curioso di andarlo a vedere? Sì, l'ho vista molte volte perché avendolo avuto in squadra tutto l'anno lo conosco fin troppo bene. Andiamo a vedere un po', perché è comunque un rituale particolare quello della vestizione di un pilota. Andiamo a vederlo. Oh, yeah.
Beh, sicuramente David ti avrà fatto piacere rivedere il tuo caro amico Watson impegnato con la McLaren. Tu hai qualche rito scaramantico prima di salire in vettura? Ma finché ho corso in Formula salivo sempre da un lato solo, quindi sempre dal lato sinistro, e nei primi anni del Formula 3 ho sempre utilizzato le stesse mutande per le qualifiche perché avevo una mutanda fortunata. Però non le lavava. No, le lavavo, giuro che le lavavo. E, no, però comunque è sempre che un momento... Magari con qualche disegno particolare, no? Era una mutanda che mi aveva portato fortuna una volta, avevo fatto una bella qualifica, allora mi ero convinto che c'era un potere speciale. Funzionava anche con le donne? No, quello no. Allora, lasciato la parentesi McLaren e Watson, io ora sono molto contento di lanciare questo video, sto già andando alle nostre spalle. Oggi vi vogliamo fare anche un po' ridere, amici di Passion for Motorsport. Questa sì che è una categoria giusta. Questa è la mia categoria. Vi vorrei parlare delle Soap Box by Red Bull. Partiamo con il video, ve lo facciamo vedere e poi insieme a David vi racconteremo meglio di che cosa si tratta. David, abbiamo riso tutto il tempo del video, il motorsport anche questo, ma se vi abbiamo mostrato queste gare c'è un perché, perché il nostro David Fumanelli, seppur abbia corso con le vetture più stratosferiche del pianeta, avrebbe voluto fare una gara, anzi si esatto, stava già preparando. Ci ho provato, ci sono stato vicino, volevamo farla 2 anni fa con un mio amico, l'edizione italiana che si svolgeva a Torino, e avevamo già trovato il telaio giusto, che era un carrello da giardino da Leroy Merlin. E poi alla fine, tra un po' pigrizia e mancanza di tempo, no, non abbiamo concluso il progetto, ma è una cosa che vorrei fare perché è divertentissimo. Allora, segnati, 24 giugno c'è la gara a Roma. La facciamo, Ricky. Magari facciamo un Race TV, Passion for Motorsport, Sport Italia esatto. E ci presentiamo. Esatto. Guidi te. Guido io. Ma lì è più la capacità costruttiva che la guida, perché okay. L'obiettivo è arrivare in fondo senza romperla. Bene, bene. Bellissimo questo blocco, amici di Passion for Motorsport. Non cambiate assolutamente canale, perché al nostro rientro si parlerà ancora una volta di Monza Track Day con il club RS Audi. Sei pronto, David? Prontissimo. A tra poco. Tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista, regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Buongiorno, come va? La vedo strano, posso esserle utile? Buongiorno, che dire, sto impazzendo, non so proprio più come fare. L'aumento del costo del lavoro,
Trovare nuovi collaboratori validi è sempre più difficile. Come possiamo fare? Ho sentito parlare di Xelion, un'importante realtà italiana che può fare il caso nostro. Per la gestione del personale hanno interessanti proposte, offrono la dote lavoro. Benissimo, vi contatto subito, personalmente. Buongiorno, parlo con Xelion? Se anche tu hai un'azienda e vuoi un supporto per quanto riguarda i dipendenti, contatta Xelion e potrai fluire direttamente dei contributi a fondo perduto per l'abbattimento del costo del lavoro. Cosa aspetti? Vai sul sito xelion.it oppure contattaci al numero verde 800 12 97 97. Finalmente abbiamo risolto tutti i problemi grazie a Xelion. Abbiamo trovato la stabilità per continuare serenamente a lavorare. Xelion, la soluzione ideale che molte aziende italiane stavano cercando. Eccoci ancora insieme, amici di Passion for Motorsport, nei nostri studi televisivi di Sport Italia con David Fumanelli. Ora, caro David, si parlerà di Monza Track Day. Dopo aver raccontato qualche settimana fa del Club Alfa, il 25 marzo, in quel del Tempio della Velocità monzese, c'era un altro super club, il Club RS Audi. Ed erano veramente in tanti, sai. Tu hai mai partecipato a un track day anche come spettatore? Sì, come spettatore tante volte, perché comunque essendo dietro casa tanto coinvolge un sacco di appassionati, quasi di più che alle gare. È vero. Oserei dire. E tra l'altro Audi, essendo un marchio molto presente nelle corse a 360 gradi e a livello di gente appassionata, è molto presente, quindi sempre pienone. Noi abbiamo ascoltato un responsabile di questo bellissimo club che conta tantissimi iscritti. Io farei partire l'intervista. Il nostro club nasce nel 2001 come forum di appassionati. Dopo qualche anno di attività il gruppo è aumentato, quindi nel 2006 abbiamo costituito in modo ufficiale il club, che quindi quest'anno ha compiuto il 12° anno di attività. Organizziamo raduni ed eventi sia di tipo pizzaiolo sia di tipo ludico turistico. In particolare oggi siamo qua a Monza per il Track Day, è il 10° anno che partecipiamo e i nostri soci entrano in pista con un turno riservato dedicato a loro. Dopo aver ascoltato il responsabile di questo club, Audi RS Italia, io ora andrei a ascoltare anche i piloti che in quel di Monza hanno portato la propria vettura, dei veri e propri missili. Ascoltiamo alcuni piloti. Siamo un club di amici, più che altro, più che fanatici solo di Audi, un club di amici, nato nel 2006 e quindi ormai ha già ben che passato i primi 10 anni. Ci occupiamo di tutto quello che è il mondo Audi, raggruppare gente, organizzare eventi, questo è uno, ma organizziamo anche giri panoramici, tour, organizziamo gite soprattutto al ring, eventi in giro per l'Italia, quindi concentramenti in un luogo di interesse culturale, può essere stato Pistoia, Roma, Napoli. Ciao a tutti, comunque sono Luke, grazie a Audi RS Club che ha organizzato questa giornata in pista, essere a Monza è comunque un'esperienza da fare, anche se non hai la macchina che non è un missile, perché Monza richiede macchine veloci per la tipologia di pista, però è un'esperienza che vale la pena fare, è bellissimo. È un'occasione, uno, per rivedere tanti amici e due, per fare una cosa diversa dal solito. Col club è sempre un piacere, perché appunto sono nate molte amicizie con diverse persone e rivedersi qua fa sempre piacere. Ma è una bella emozione, anche perché qui a Monza è la prima volta che vengo ed è veramente una bella pista, veloce. Molto, molto intenso, bello. Ho girato anche in altre piste, però devo dire che questa qui di Monza è veramente, veramente bello, da provare assolutamente. David, sai che io stando in pista a Monza il 25 marzo con questi piloti ho respirato proprio la passione che questi driver hanno. Tu hai amici che vanno a fare i track day e pensi che la loro passione sia paragonabile a quella di voi piloti? Ma sì, per fortuna c'è ancora un sacco di gente appassionata che tiene alto il livello di motorsport in Italia, anche magari
tramite i track day, che comunque non sono campionati o gare ufficiali, ma dove c'è forse più passione, anzi, perché la gente investe anche economicamente per sviluppare i propri mezzi, cioè, quindi molta attenzione sia da un lato tecnico e meccanico che anche da lato sportivo, gente che vuole cimentarsi, imparare a guidare in modo sportivo. Quindi per fortuna è un movimento che sta crescendo e che aiuta comunque anche il motorsport a livello nazionale. Ecco, David, la casa Audi è molto presente nel mondo delle corse. Pensi che questo possa aiutare poi questi piloti a sentirsi più, insomma, spronati ad andare in pista? Sì, è come dicevo, un marchio che dal GT ai prototipi a Le Mans, quindi ha sempre avuto una fortissima storia di corse, e di conseguenza questo si trasmette su modelli stradali, e di conseguenza l'acquirente va a cercare anche questo. Si rivede in qualche modo. Esatto, si rivede comunque tramite la sua macchina anche a livello delle corse, quindi sicuramente aiuta ad aumentare la passione per quanto riguarda le corse agli acquirenti di questo marchio. Comunque anche un bene che esistano questi club che radunino un po' tutti gli appassionati di un unico brand e li portino poi in pista, in sicurezza, a sfogare la propria passione. È bellissimo questo, cosa ne pensi? Sì, anche perché dico sempre meglio sfogarsi in pista che in strada, quindi sicuramente anche in una pista come Monza si ha la possibilità di raggiungere velocità che difficilmente si possono raggiungere altrove, quindi si ha un po' tutto, una parte tecnica e anche una parte molto veloce, ovviamente sempre tutto fatto in sicurezza, siccome Monza ha degli standard altissimi per quanto riguarda la sicurezza. Perfetto, David, noi ti auguriamo un 2018 col botto, è già partito bene, ti auguriamo veramente di fare una grande stagione. Davidfumanelli.it, esatto. Dico bene? E poi seguitelo, mettetegli un bel super mi piace su Instagram alla pagina David Fuma. Esatto, e starete, grazie Ricky, sempre in contatto col driver milanese. Grazie a te. Grazie Ricky. Buone trasferte, buon grazie. Lavoro. Ci rivediamo quando ritorno la prossima volta. Va bene. Amici di Passion for Motorsport è tutto, buona serata. Questo programma è stato offerto da...